Immaginiamo un pianeta con l'aria finalmente più pulita e pensiamo a spiagge deserte bagnate da onde che si stanno lentamente liberando dai residui dello sporco industriale. Che cos'è la schiuma che si ferma sulla spiaggia e non vuole andare via? Oggi i sapiens sanno che l'antropocene è giunto ad un azzardo di portata epocale. Lo scheletro di questo palazzo non finito da anni potrebbe essere il simbolo di un pianeta da cui i sapiens sono andati via. Dove? Al pianeta non importa. È bastato un essere vivente che non riusciamo nemmeno a vedere per farci cambiare abitudini, mettere a nudo le nostre insicurezze e insinuare il dubbio che nell'antropocene il sapiens sia molto più fragile di quanto il senso comune ritenga. La sera il treno fa una sosta in una stazione deserta. Un altro treno passa e non si ferma. È vuoto. Scattiamo qualche fotografia di una città semivuota alle 10 del mattino, quando di solito è brulicante di vita. Anche il treno riparte vuoto. Eppure il vento ha continuato a soffiare e muove l'erba. Il vento che viene dal mare. E più lontano le onde si infrangono sulla spiaggia, come hanno sempre fatto nel corso dei millenni. Nell'antropocene il Sapiens è riuscito a ricostruire ambienti e paesaggi che non avrebbe mai potuto vedere, anche perché è venuto dopo. La curiosità è uno dei tratti salienti del Sapiens. Vediamo un esempio di cosa riusciamo a fare con le nuove tecnologie. Qui siamo al centro di un paesaggio vulcanico vero. Il cratere del vulcano addormentato di Lamptegy si è trasformato da cava di pietra lavica in un percorso per turisti curiosi. Ma non basta. Qui viene offerto lo spettacolo di un treno che attraversa un paesaggio in cui all'inizio vediamo animali inquieti, poi un territorio montuoso e brullo che si trasforma in quelle che sembrano dolci colline. Sono i coni di vulcani spenti. Passa un aereo. Che succede? La terra e le rocce si sollevano. Entriamo in un paesaggio di fuoco. Siamo nel pieno di un'eruzione vulcanica e il treno accelera per sfuggire alla lava e alle pietre incandescenti che forano i finestrini. Rumore e immagine creano una certa emozione. Ovviamente è tutto virtuale. È falso come il centro della Terra che abbiamo tentato di ricostruire con qualche effetto speciale. Anche in futuro sarà molto difficile per il Sapiens vedere com'è il centro della Terra. Nell'Antropocene il Sapiens ha compreso che la Terra è un meccanismo complesso regolato da forze che risiedono al suo interno. Le eruzioni vulcaniche sono il manifestarsi di una incessante vitalità che fa muovere fondali oceanici e continenti. Esistono nello spazio altri pianeti in cui le stesse leggi e regole consentono una vita simile alla nostra e che si manifesta sotto forme solo un po' diverse da quelle che ci circondano e consentono al Sapiens di sopravvivere? Chissà se riusciremo a vederle, viste le distanze abissali che ci separano da mondi lontani e sconosciuti. Il resto è fantascienza, una letteratura che si è affermata pienamente nell'Antropocene, quando la scienza ha svelato segreti sconosciuti e avvolti in un alone di mistero e magia. Se qualcuno avesse chiesto a Napoleone, imperatore, cosa sono i dinosauri? Non avrebbe ottenuto una risposta, anche perché il termine fu coniato più di 20 anni dopo la morte di questo prigioniero eccellente guardato a vista dagli inglesi. Nel 1821, quando Napoleone morì, dei dinosauri non si sapeva niente, anche se iniziavano allora le prime scoperte con i fossili ritrovati da Mary Anning e Gideon Mantell. Da quegli anni, che possono definirsi come il preludio all'Antropocene, dei dinosauri sappiamo molte cose, non tutte, e sono diventati molto popolari. La scoperta dei dinosauri ci ha consentito di spalancare la porta su ciò che i paleontologi e geologi definiscono il mondo perduto, l'antichissima storia della Terra, di cui la gente al tempo di Napoleone ignorava quasi tutto. Si è dibattuto molto sulla fine dei dinosauri, sul meteorite che provocò l'ultima estinzione di massa avvenuta 65-66 milioni di anni fa. Sul meteorite o cometa sono stati avanzati dubbi e altre correnti del pensiero scientifico sono orientate ad attribuire le cause di quell'estinzione ad estese e prolungate eruzioni vulcaniche, alle mutazioni ambientali provocate dalla deriva dei continenti, ad una decadenza della specie accentuata dal gigantismo, come risulta da recenti scavi e ritrovamenti. La reale preoccupazione provocata dalle mutazioni climatiche spinge oggi molti scienziati a sostenere, prove alla mano, che l'essere umano sta mettendo in atto una nuova estinzione di massa, con la scomparsa di centinaia di specie animali e vegetali ogni anno. Non è una cosa nuova. Da quando il Sapiens ha iniziato la sua conquista del pianeta, specie di animali e piante sono state distrutte o modificate con una caccia spietata o con la distruzione delle foreste. Ma nell'Antropocene si sta facendo largo anche la curiosità di riavvolgere il nastro del film della vita. E allora un uovo è sempre un uovo, e questo di legno con cui la nonna rammendava le calze ci suggerisce l'immagine di polli e galline. Dato che la scienza ha ormai stabilito che gli uccelli sono i dinosauri attualmente viventi, l'attenzione si è concentrata su polli e galline per riuscire, con manipolazioni genetiche, a creare un nuovo tipo di dinosauro vivente, il pollosauro, che ad esempio avrebbe nel becco veri denti. E sembra che ci siano riusciti, stando alle notizie che apprendiamo dal web. Il romanzo di Crichton allora non è solo un frutto della geniale fantasia di uno scrittore americano, ma qualcosa che si può tentare e realizzare nell'Antropocene. Come in Jurassic Park, immaginiamo soltanto ad un fallimento dell'esperimento e a certi film catastrofici che hanno popolato e popolano il nostro mondo inquieto. Crichton saggiamente fa dire a un personaggio del suo romanzo che nell'evoluzione non si torna indietro. I dinosauri si sono estinti e basta. Accontentiamoci allora di vedere e proteggere coloro che vagamente ce li ricordano, come questo varano, ovviamente dietro una pesante lastra di vetro e in un bioparco, anche se sarebbe più giusto che vivessero nel loro ambiente naturale. Da un armadio spunta una vecchia macchina fotografica e troviamo anche un ferrotipo. L'immagine di questo zio è stampata su una lastra di metallo, forse semplice latta. Lo zio, allora bambino, viene rifotografato da una fotocamera digitale, in cui la reazione chimica alla luce è sostituita dai pixel. Ora funziona da cinepresa e realizza un video dell'altra cinepresa, sempre digitale, che la sta riprendendo. Il termine cinepresa oggi non si usa più, è stato sostituito da videocamera e i documentari sempre più spesso si chiamano video. In tutto il mondo si realizzano miliardi di fotografie e video con uno smartphone, cioè un telefono che oltre a chiamare qualcuno può fare molte altre cose a seconda del prezzo o della qualità. Detto in modo semplice, il mondo dell'immagine fotografica e cinematografica oggi si è trasformato così. E tutto è avvenuto in pochi anni. Quando iniziò l'Antropocene, cioè l'era geologica in cui l'uomo trasforma l'ambiente in cui vive, la fotografia fu una delle grandi invenzioni del tempo. Dal daguerrotipo, immagine unica su una lastra d'argento, si passò ai supporti che consentirono di riprodurre una singola fotografia in milioni di copie. Chi è nato verso la seconda metà del XX secolo ricorda ancora questo modo di fare fotografia. Chi è nato nei decenni appena trascorsi rischia di ignorarlo del tutto. È un fatto negativo? La perdita di memoria sì, l'evoluzione tecnologica no. All'inizio dell'Antropocene c'erano i palloni aerostatici. Oggi raggiungiamo la Luna e Marte. Ciò che resta è l'immagine, qualcosa di antico quanto il Sapiens. È difficile dire quanto la fotografia ha contato nell'Antropocene. È di certo che il senso di possesso del mondo con la macchina fotografica aumentò a dismisura e poter vedere luoghi lontani stimolò la voglia di viaggiare, conoscere e conquistare. Insieme a questo, la fotografia consentì a milioni di persone di poter conservare la propria immagine e ripercorrere attraverso un insieme di fotografie la propria e l'altrui vita, scrutandone cambiamenti e stati d'animo. Era diverso dal ritratto di un pittore. La macchina e la reazione chimica alla luce fornivano la possibilità a tutti di osservare se stessi e andare oltre e dentro se stessi, con un legame indissolubile con il passare del tempo e la morte. Se c'è una cosa che ha cambiato l'umanità è la fotografia. Con essa nell'Antropocene è cambiato il modo di guardare e osservare. Guarda Ur. Cerca. Biscotto? No. Dov'è? Nell'Antropocene sono nati movimenti che si battono per la difesa degli animali. Per chi vive in città, uno spettacolo come questo è certamente inconsueto. Vedere le mucche che ritornano dal pascolo sullo sfondo di un prato verde e più lontano una collina certamente modificata dall'opera dell'uomo, forse ci riconcilia con la natura. È il mondo agricolo che riemerge dalle profondità della nostra storia di umani. E un signore a passeggio con un cane ci fa pensare al fedele amico dell'uomo, quello che quando viene a mancare ci fa soffrire come se fosse uno di famiglia. E di lui, anche a distanza di tempo, ricordiamo tante cose e tanti momenti felici. Eppure con gli animali non siamo del tutto onesti. Spesso li maltrattiamo e diamo una veste scientifica al nostro comportamento. Su una rivista di fine Ottocento, La Nature, ed eravamo già nell'Antropocene, troviamo questo articolo dedicato alle ondate di calore, un esperimento con due cani rinchiusi in una gabbia era stato condotto con una macchina inventata da due signori, Le Veron e Regnard. I due cani, uno fermo e l'altro su una ruota girata a manovella, dovevano sopportare ondate di calore sempre crescente, sino a più di 40 gradi. Il cane, obbligato a muoversi nella ruota, moriva, l'altro sopravviveva. Se il calore superava i 50 gradi, morivano entrambi. L'esperimento sui due animali innocenti serviva a dimostrare gli effetti di un'estate anomala sull'uomo. Col caldo muoversi troppo faceva stare peggio. Sono finite queste cose? Se cerchiamo sul web, nei siti contro la vivisezione, troviamo decine di animali sottoposti a esperimenti inutili e dannosi, uccisi in nome della ricerca. È una strage che, come affermano eminenti studiosi, non serve a niente se non a dimostrare il nostro predominio sulla natura, che poi a un certo punto si ribellerà. La natura è forte, lo dimostrano le epidemie. È più forte di noi che siamo una delle sue manifestazioni. Se vogliamo salvarci, dobbiamo farlo insieme a tutti gli animali di questo nostro mondo e che vivono in un equilibrio delicato dettato dalle leggi dell'evoluzione. Senza animali e piante non ci sarebbe nemmeno l'uomo, a meno che non vogliamo ridurre la nostra terra ad una palla, più o meno così. Fotografare un paesaggio significa anche imparare a conoscere dove siamo e cosa abbiamo davanti agli occhi. Il fotografo quindi si trasforma in un esploratore che scopre un luogo e lo porta con sé nella sua macchina fotografica. Camminando in qualunque luogo, scopriamo cosa c'è intorno a noi e ce ne stupiamo. Ci chiediamo, ad esempio, da dove viene questa pietra che sembra sabbia solida, oppure questo blocco di granito che emerge dal terreno e che tocchiamo per valutarne la consistenza e che ovviamente fotografiamo più volte per cogliere le potenzialità della luce quasi al tramonto. Lo stesso processo mentale avvenne per i disegnatori e i pittori del XIX secolo, che si stupirono davanti alla natura incontaminata. Oggi proviamo però un altro tipo di stupore. Grande imputata dei nostri tempi è la plastica, messa sotto accusa dai movimenti ecologisti e ambientalisti. Siamo entrati in un piccolo parco naturalistico e ci siamo spinti verso il suo confine segnato dal fiume. Quando il Sapiens iniziò a guardare e modificare l'ambiente, non pensò, forse, che si sarebbe giunti a questo. Non ci vogliono molte parole per descrivere il tappeto di plastica su cui camminiamo. Anche in questo caso, fotografare o filmare significa conoscere e prendere coscienza. È difficile pensare al fatto che questi rifiuti, in gran parte di plastica, potrebbero sopravviverci per millenni e forse di essi resterebbe una traccia o un frammento per sempre. Quando il paesaggio cambierà, la plastica resterà in luoghi che un tempo erano sponde di antichi torrenti, su antiche scale che si sbricioleranno, ma che esistevano prima che diventasse di uso comune. Dovremo trovare una soluzione per la sua eliminazione dal territorio, perché, ci piaccia o no, della plastica oggi abbiamo bisogno e non si può tornare indietro. E dovremo farlo in uno sforzo collettivo che vinca quella solitudine davanti alle cose della storia che tanti artisti dell'Antropocene hanno raccontato in uno straordinario sforzo creativo. Esiste un romanzo del disastro ambientale? Spesso catalogata nel genere apocalittico e fantascientifico, questa letteratura ha espresso autori notevoli e uno in particolare ha narrato temi oggi attuali in due romanzi, Deserto d'acqua e Terra bruciata. Stiamo parlando di James Graham Ballard, molto noto per un altro romanzo, questa volta autobiografico, L'impero del Sole, da cui fu tratto un film diretto da Steven Spielberg. In Deserto d'acqua, Ballard immagina un pianeta tornato ad un clima tropicale in seguito allo scioglimento delle calotte polari. I protagonisti sopravvivono e lottano in una serra globale. In Terra bruciata, il perenne ciclo dell'acqua è stato alterato e impedito dai rifiuti di plastica giacenti sui fondali marini, provocando un clima arido e senza piogge. Il romanzo è del 1964 e già in quegli anni sollevava il problema della plastica. Per Ballard, l'Apocalisse è un pretesto per raccontare lo smarrimento dell'essere umano generato dalla rivolta della natura contro la società dell'iperconsumo. Ballard non racconta di guerre atomiche o di invasioni aliene. È l'umanità a porre le basi del rischio di estinzione. Questa luna venne fotografata il 31 maggio 1884 dall'osservatorio di Parigi. Questa terra è stata ritagliata da un atlante geografico. Quest'altra terra è generata da un computer. C'è un altro modo di osservare la Terra, e questa volta molto più da vicino. Se andiamo sulle sponde della Dora Baltea, vediamo tante pietre arrotondate. In origine erano rocce che sono state trasportate dall'acqua e sbattendo tra loro sono diventate rotonde o quasi. Queste rocce provengono dalle montagne circostanti e sono un libro aperto sulla storia delle Alpi e sulla loro formazione. L'erosione trascina in basso le rocce e le trasforma, rendendole sempre più piccole. Anche queste pietre scure vengono dallo stesso luogo. Se proviamo a mettere su quella centrale una calamita, vedremo che la roccia è magnetica. È basalto che contiene ferro. È giunto sin qui da eruzioni vulcaniche sottomarine e probabilmente arriva dalla Grivola, che è una montagna molto alta e costituita per gran parte da rocce basaltiche. Questo luogo e questo fiume a carattere torrentizio dovrebbero essere un posto da tutelare per imparare una parte della storia del nostro pianeta. Lo scrittore Primo Levi in un suo racconto scrive che la Dora prende il suo nome dall'oro che un tempo si raccoglieva nel suo letto. E l'oro è un metallo che proviene dalle profondità della terra e in seguito ai grandi sommovimenti tettonici. Ma se facciamo qualche passo indietro, giriamo la telecamera e ci fermiamo tra gli arbusti, vediamo che qui sembrano crescere strani fiori. Sono brandelli di plastica trascinati dalla corrente nei momenti di piena e rimasti impigliati sui rami. Si tratta di frammenti. Pensiamo solo a quanta plastica passa nelle acque del fiume. I contenitori di plastica sono spesso usati per contenere prodotti che dovrebbero rendere l'ambiente che ci circonda pulito e libero dai batteri nocivi. La plastica abbandonata nei fiumi rende invece l'ambiente sporco e man mano lo soffoca. Viviamo in un mondo di contraddizioni. È sempre stato così da quando il Sapiens scoprì che si poteva trasformare l'ambiente per vivere meglio. Ma nell'Antropocene le contraddizioni stanno raggiungendo la loro massima potenza e rischiano di esplodere. Nel corso del nostro racconto ne abbiamo viste alcune. Eppure qualcosa di buono i Sapiens l'hanno fatto. Ad esempio hanno costruito una storia che resta nella memoria. Hanno esplorato il tempo interiore e i flussi della memoria. Hanno guardato indietro nel tempo, scoprendo le tracce di ere della Terra di cui restano fossili come questa ammonite e questo frammento di barriera corallina, risalente a quando non c'erano i rischi di inquinamento e sbiancamento. Hanno imparato a volare. Si sono affrancati dal buio e guardano lontano. Si prendono cura degli animali. Fiammetta, a causa di un incidente, ha perso l'uso delle zampe posteriori. Eppure non ha perso la sua vitalità e sa difendersi. Bella, bella gatta, tra l'altro. Chissà com'è il nostro mondo visto dai gatti. Altri nostri amici presenti in tante immagini nelle nostre case. Lei è malata e potrebbe morire, ma ha sempre voglia di aria e di sole. Però se fosse su fuori sarebbe già morta. Però non mi piace stare fuori. Sì, se fosse un gatto. Alfio si lascia accarezzare e ci saluta. La natura e l'evoluzione non hanno aggettivi. Buone o cattive che sia, ci governano. Guardate la forza di questa formica che trascina una vespa morta e molto più grande di lei. Il rispetto della natura non è aprire le porte del paradiso, ma l'accettazione di regole per poter continuare ad esplorare un bosco d'inverno, certi che le foglie verdi torneranno in primavera.